Per noi è ovviamente sì, un'iniziativa importantissima perché ci dà la possibilità, ancora in modo ancora più spinto e concretamente, di aprire i nostri uffici e aprire questo bellissimo palazzo, questa torre alla comunità, alla cittadinanza, alla gente di Milano, per dare loro la possibilità non solo di vedere un'opera d'arte che è la torre, essendo un'opera di alta architettura, ma la possibilità di vedere la città, la possibilità di vedere il panorama fantastico al quale si ha accesso da questo 27° piano e ovviamente avere la possibilità di vedere, di visitare e di ammirare un'opera importante come quella di Botticelli. È un momento particolare, un momento che collega anche dal punto di vista culturale e artistico la storia di Botticelli con il presente e il futuro di una torre di cemento e d'acciaio, qualcosa che per noi rappresenta un po' la continuità, passato, presente e futuro per un'organizzazione come la nostra che esiste da circa 150 anni e che è costruita e costituita da persone che mediamente hanno 30 anni e quindi per forza guardano al futuro, è un po' un modo per rappresentare quelli che sono i nostri valori in modo continuo e in modo sempre più forte. Quindi, non potevamo fare a meno che prendere al balzo questa opportunità che sorge dalla collaborazione con l'Accademia Carrara di Bergamo, con la quale nell'ambito della Bergamo e Brescia Città della Cultura 2023, ecco, durante questa collaborazione con la quale noi sponsorizzeremo il restauro e la costruzione dei nuovi giardini dell'Accademia, ecco, un addendum di grandissima importanza è anche dare la possibilità durante questi tre weekend, anzi sono due weekend più il ponte di Sant'Ambrogio dell'Immacolata, dare la possibilità a chi vuole di venire ad avere questa fantastica esperienza.